la giovane 23enne massacrata di botte. Vanno avanti serrate le indagini dei carabinieri che seguono una pista, e intanto è anche il giorno del dolore. L'ultimo saluto alla giovane di Frosinone. Le indagini sulla morte di Gloria Pompili, la giovane 23enne di Frosinone uccisa dopo essere stata massacrata di botte, proseguono a tamburo battente, non lasciando fuori nessuna ipotesi. I carabinieri del comando provinciale, coordinati dal sostituto procuratore Luigi Astinelli, che ha aperto un fascicolo per omicidio che potrebbe restare contro ignoti ancora per poco, stanno passando al setaccio le ultime ore di vita della ragazza. La vittima, che ogni giorno partiva dal capoluogo ciociaro con la zia e il compagno cristiano per raggiungere alle Firenze dove si prostituiva tra Anzio e Aprilia, pare non avesse un cellulare a lei intestato. Un modo per qualcuno per tenerla sotto controllo ancora di più. Tra le piste sbagliate da imitare anche quella del racket delle prostitute dell'est. L'ipotesi iniziale di un suo cliente che avrebbe reagito riducendola in fin di vita sembra quella meno credibile. Chi l'ha ridotta in questo modo e perché? Il fatto terribile è che chi ha agito lo ha fatto con una violenza tale da lesionare gli organi interni. Le cause della morte, scrive Maria Cristina Setacci, il medico legale che ha effettuato l'autopsia, sono riconducibili ad una riconosciuta violenta aggressione con calci e pugni sferrati a mani nude che hanno provocato la rottura di una costola e la perforazione di polmoni, fegato e muzza. Al testaggio potrebbero aver partecipato anche più persone. C'è attesa per gli esiti degli esami del medico legale che ha effettuato prelievi sotto le unghie della ragazza per risalire al DNA delle persone che sono state con lei. Ma gli accertamenti degli investigatori si concentrano anche sulle dichiarazioni della zia e del compagno, secondo cui Gloria è salita in macchina a Nettuno, dove si era intrattenuta in un hotel, e all'altezza di Proseli ha accusato un malore del morta. I militari hanno ascoltato anche i gestori dell'albergo in cui la 23enne si è recata. Vogliamo la verità sulla dolce morte di Gloria, hanno detto i familiari attraverso il loro legale, che parla di zone d'ombra, verità che potrebbe non tardare ad arrivare. Intanto è il giorno del dolore, i funerali per l'ultimo saluto a Gloria nella chiesa della Sacra Famiglia di Frosinone. Accertamenti in corso anche dopo il ritrovamento del cadavere di Roberto Policardo, l'uomo di 38 anni di Aprilia, che si era allontanato da casa martedì scorso. La sua scomparsa era stata anche segnalata ai carabinieri. Allora, l'uomo è stato trovato morto vicino alla stazione ferroviaria di Torricola. Dai primi accertamenti sembrerebbe che sul corpo non ci siano segni di violenza, quindi con ogni probabilità ha avuto un malore, e a ritrovare il corpo sono stati gli uomini della polizia ferroviaria di Roma vicino ai binari. Dai primi accertamenti è emerso che la morte è arrivata qualche ora prima del ritrovamento. Ed ora un grave incidente stradale che si è verificato sulla Monti Lepini, delicate le condizioni di un motociclista di Sezze. Grave incidente stradale sulla Monti Lepini all'altezza di Borgo San Michele, proprio nel territorio di Latina. Lo scontro tra una moto ed un'auto e ad avere il lampeggio il Centauro, un uomo di 53 anni di Sezze, ricoverato all'ospedale Santa Maria Goreggi di Latina. Ferito anche il conducente dell'auto, un uomo di 72 anni. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Latina, il pensionato era alla guida della Fiat Panda quando, immettendosi sulla strada regionale in direzione di Latina, ha impattato contro la moto che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia. Dopo lo scontro molto violento, i mezzi sono usciti di strada finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Il 53enne ha riportato diverse fratture e le sue condizioni sono delicate. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per regolare il traffico e la polizia di Stato con la volante. Ed ora, prima di ritornare a parlare di cronaca giudiziaria dell'inchiesta sui rifiuti tossici interrati ad Aprilia, continuiamo con la pagina della cronaca e per parlare purtroppo di altri incendi che hanno coinvolto questa volta la zona montuosa tra Maenza e Rocca Gorga, in particolare Monte della Difesa, dove a
al lavoro sono diverse squadre dei vigili del fuoco anche con l'ausilio di mezzi aerei. E poi un litigio molto probabilmente generato a causa di un parcheggio che è finito a botte. È accaduto sempre a Latina in viale Le Corbusier questa mattina. L'aggressione tra due uomini, tra cui a quanto pare sono volate parole grosse, poi si è arrivati alle mani, uno dei due avrebbe addirittura estratto un bastone e picchiato l'altro prima di salire in macchina e scappare. Il tutto è accaduto in un parcheggio, quindi davanti a decine di persone che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza per trasportare il ferito al pronto soccorso del Goretti. E sempre a Latina invece sono in corso le indagini dopo un furto che è avvenuto ai danni di una villetta in via Amsterdam. Secondo una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati da una finestra portando via i preziosi che erano all'interno dell'abitazione. Ed ora la cronaca giudiziaria, appunto, per tornare a parlare dell'inchiesta.